Tre secoli di musica classica per chitarra a Masone, suonata con l'anima da Guillermo Fierens, uno dei massimi virtuosi mondiali delle sei corde. Nato in Argentina, dove si è diplomato al Conservatorio di Buenos Aires, Fierens si è poi perfezionato a Santiago de Compostela e a Berkeley con il leggendario Andrés Segovia, del quale già nel 1989 il Corriere della Sera lo definì erede. Guillermo Fierens è arrivato a Masone per iniziativa dell'instancabile Luigi Pastorino, animatore da tutta la vita di eventi e iniziative che fanno pulsare il cuore del suo amato borgo in Vallestura. Affascinato dalle esecuzioni musicali del grande talento argentino della chitarra classica, durante la presentazione di un libro a Savona, Pastorino ha subito cercato di contattarlo, scoprendo che Fierens vive da molti anni in Liguria, nella Valbormida savonese, dove ha conosciuto e sposato la moglie. Avuto da conoscenti e amici il telefono del maestro, Pastorino lo ha così chiamato e incontrato per invitarlo a tenere un concerto a Masone. Veramente non avrei mai pensato di venire qui, sino che ho conosciuto signor Pastorino, sì. Cavaliere Pastorino. Sarebbe voluto sapere come è riuscita poi in Borgia. Semplicemente con una chiamata telefonica. E mi ha detto che voleva trovarmi, è venuto a visitarmi a casa, è arrivato con il figliolo e così abbiamo stabilito una relazione di amicizia. Guillermo Fierens, di cui Andrés Segovia disse: la sua tecnica è meravigliosa, ma possiede qualcosa di assai più importante della sola tecnica, suona con l'anima. È così arrivato in Vallestura, accolto come uno di loro dai masonesi, a cominciare dal sindaco Enrico Piccardo, che l'ha incontrato in municipio anche a nome dell'Unione dei Comuni. Prima la moglie. Oh, grazie. Grazie. Un ricordo della sua la presenza. Di archivio. Ringrazio in modo del concerto. Il concerto della targa. E poi dalla Proloco e dagli amici del Museo Civico Tubino, che gli hanno fatto visitare le collezioni e le sale rinate dopo i restauri di questa straordinaria memoria nei secoli di Masone, delle sue antiche lavorazioni del ferro e della devozione dei suoi splendidi presepi. Coccolato ospite a tavola della famiglia di Luigi Pastorino, Guillermo Fierens ha poi emozionato e incantato i masonesi con il concerto, ripreso con queste immagini da Telemasone, nello storico oratorio della Natività di Maria Santissima. Signore e signori, il maestro Guillermo Fierens. Guillermo Fierens, che ha vinto il primo premio nei concorsi internazionali di Caracas, di Alessandria e Rio de Janeiro, ha suonato in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia al Canada e in Europa da Bruxelles a Zurigo, da Londra a Rotterdam, da Milano a Barcellona, da Amburgo a Oslo e Helsinki. Questa sera farò sentire brani scritti tutti originalmente per chitarra da compositori spagnoli che appartengono a diversi periodi,
a partire del 1600, come nel caso di Gaspar Sanz che ho appena eseguito, fino a metà del Novecento. Dalle musiche secentesche di Gaspar Sanz, maestro anche di Don Juan de Austria, a quelle di Fernando Sor, grande compositore e chitarrista fra 7 e 800, ai brani di Francisco Tárrega, compositore, chitarrista e pianista molto speciale per Emilio Puyol, che suonò sino ai primi del Novecento, a Joachim Turina, nato a Siviglia, con radici italiane e ispirato a Parigi anche da Ravel e Debussy, al contemporaneo Federico Moreno Torroba, scomparso nel 1982, Fierens ha ripercorso Amazone 300 anni delle migliori musiche classiche per chitarra dei maestri spagnoli. Adesso suonerò qualche brano del compositore spagnolo di fine del Settecento e inizio dell'Ottocento, Fernando Sor, considerato uno dei più grandi chitarristi di quel periodo. Una serata indimenticabile per il Borgo della Valestura che con nuovi eventi vuole al più presto rinsaldare il legame con l'erede di Andrés Segovia.